Quest'oggi faremo un viaggio nel tempo, alla riscoperta di un deck che ha dato lustro alla strategia Barn, tra la fine del formato Trooper e il formato Perfect Circle. Ci troviamo a metà del 2007 e sulla rivista Shonen Jump esce una nuova carta promo, il Babbuino Verde Difensore della Foresta, una carta talmente potente in grado di crearsi un deck tutto intorno. Quando arrivò in TCG il 15 luglio 2007, la carta era già stata limitata, nonostante non fosse ancora uscita, con la banned del 1 giugno 2007. Il suo effetto era molto semplice: ogni qualvolta un mostro di tipo bestia che controlli viene distrutto e mandato al cimitero, puoi pagare 1000 life points per evocare il Green Baboon dal cimitero o dalla tua mano. Un effetto tanto semplice quanto fortissimo per l'epoca, che permetteva di avere sempre sul terreno un mostro con 2600 punti di attacco, in grado di abbattere molti dei mostri più forti che venivano usati in quel periodo. Intorno a questa carta si venne a creare il deck Baboon Barn, un deck che riprese moltissimo dal Panda Barn del formato GOAT, in cui si univa alla strategia Barn una strategia Beatdown. Scendiamo più nel dettaglio. Il Baboon Barn era incentrato su varie strategie. La prima, quella classica, tra il panda Gyakugyre e la carta Triogyama. Quest'ultima non solo intasava le fila nemiche con i tre simpatici Ogyama, ma potenziava in modo significativo il panda, che era in grado di infliggere ingenti danni all'avversario. Il panda poi veniva protetto da carte come Limite RB e Legame Gravitazionale, che impedivano ai mostri di livello 4 o superiore di attaccare, ma non al panda, essendo lui un mostro di livello 3. A queste venivano aggiunte tutte le classiche carte da Barn, come l'Hai voluto tu, anche questa sinergizzava benissimo con la carta Triogyama, la carta Cannone a onde soniche e Cilindro Magico. Il cuore di questo deck era incentrato sui mostri bestia. Il più importante tra tutti era il Ratto Gigante. Ogni volta che veniva distrutto non solo permetteva al babbuino di scendere in campo, ma con il suo effetto dava accesso a tutti i mostri terra del deck. In una situazione in cui si aveva bisogno di far fuori un mostro dell'avversario, era possibile evocare, grazie all'effetto del ratto, carte come la grandiosa talpa neospaziale o la forza esiliata. In situazioni in cui si dovevano rinfoltire le fila difensive, era possibile evocare l'agile Momonga. Quest'ultima in particolare, grazie al suo effetto, quando veniva distrutta aumentava i life points del proprietario di 1000 punti e permetteva di evocare le restanti due copie dal deck sul terreno coperto in posizione di difesa. Ogni qualvolta che una Momonga veniva distrutta, in pratica era possibile evocare il Baboon gratis, dato che i 1000 life points richiesti per la sua evocazione venivano pareggiati da quelli dati dalla Momonga. Per avere facile accesso al Babuino, dato che era possibile giocarlo solo in monocopia, si utilizzava la carta Sepoltura Sciocca, solitamente in mono o duplice copia, e anche la truppa della carta, in modo da mandare velocemente il Babuino verde al cimitero, così da poter sfruttare da lì il suo effetto. Il deck godeva anche di un buon riciclo carte grazie alla carta Anfora dell'Avarizia, all'epoca semilimitata, e ovviamente all'interno del deck si trovavano le classiche staple del tempo, come Tempesta Potente, Breaker e Tifone Spaziale Mistico. Vi mostro ora una tipica lista di questo deck. Nella sezione della side sono andato ad inserire delle carte molto popolari all'epoca, che spesso venivano utilizzate anche all'interno del main deck. Questa lista nello specifico appartiene al periodo del Perfect Circle tra il dicembre 2007 e gennaio 2008. Il deck in TCG ha avuto una parentesi piuttosto breve. La banned del marzo 2008, quindi con la limitazione della carta Triogyama, ma soprattutto con l'uscita dell'errata del Green Baboon, che limitava moltissimo il suo potenziale, il Baboon Barn, abbreviato anche in Babarn, non tornò più in gioco, mentre in OCG, essendo il Babuino uscito molto prima, per quasi 2 anni fu uno dei deck più forti. Il deck ad oggi viene considerato come un classic deck, e nonostante la sua breve parentesi in TCG, molti ancora oggi lo ricordano. Io personalmente, grazie al videogioco Yu-Gi-Oh! Championship 2007, riuscii a giocare questo deck e vi assicuro che era veramente molto divertente. Questo video finisce qui.
Io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like e noi ci vediamo ad un prossimo video.